sei favorevole sì o no a togliere lo stipendio a chi non sì, si è vaccinato? Sono favorevolissimo, okay. Favorevolissimo. Sei favorevole. Perché se no così non si levano mai queste persone. Okay. Cioè ognuno... Tu sei favorevole... Allora... Aspetta, aspetta, fermo un secondo. Sei favorevole perché tu dici che se tutti quanti non si vaccinano non usciamo più da questa situazione. Quindi bisogna ricorrere a, queste, a questi rimedi? Perfetto, perfetto. Siamo tutti dei pecoroni, no? Ormai si sente questa frase, siete tutti delle pecore, andate appresso e qua e là. Ecco, ok, ora ci andiamo proprio appresso. Bravissimi. È un obbligo farsi il vaccino, o sbaglio? Se tu vuoi lavorare, qualsiasi datore di lavoro, cioè io qua dentro ho un ragazzo, il ragazzo si deve vaccinare, okay. Perché sta a contatto con il pubblico. Ok, perché ad oggi... Chi sta a contatto con il pubblico deve vaccinarsi. Qui stiamo parlando di togliere lo stipendio ad alcune persone, cioè veramente di far morire di fame le persone, quindi è obbligare qualcuno a dire o ti fai questo cavolo di vaccino o muori, non ti pago, cioè alla fine non ti do i soldi per mangiare, mi sembra... Per me chi sta a contatto col pubblico si deve vaccinare, non vale manco il tampone, chi sta a contatto con il pubblico deve vaccinarsi. Realmente a me sembra, Cristian, guarda, io sono strafavorevole al vaccino, io sono strafavorevole, mm-hmm. Però questa cosa mm-hmm. di togliere i soldi alle persone, a mio giudizio non si può fare, la Costituzione parla chiaro, è un diritto il lavoro, non puoi togliere lo stipendio a qualcuno e dirgli, allora non ti vuoi vaccinare, devi morire di fame, devono trovare una soluzione sul lavoro. Capisco che bisogna spingere di più, perché tanto non siamo deficienti, l'abbiamo capito tutti quanti che questa è una cosa che facciamo per far sì che chi non si è vaccinato alla fine si va a vaccinare, ma sono veramente rimasti in pochi.